tutti, vi presento Elvira. Ciao a tutte. Che oggi è venuta a casa mia. Noi ci conosciamo da sempre, da una vita. Dalle scuole medie, diciamo. Dalle scuole medie, però non ci siamo mai frequentate cioè in senso stretto, però diciamo che ci siamo sempre trattate, ecco. E quando cercavo una persona per questi tutorial, lei mi ha sempre chiesto di farmi da modella, quindi ho colto l'occasione, anche se in ritardo, perché è stato ieri sera perché ho realizzato che oggi avevo la mattinata libera. E E abbiamo quindi, unito l'utile al dilettevole, bravissima, ci diciamo. siamo fatte grandi risate, grandi chiacchiere, ricordi delle medie che purtroppo penso che non potrò inserire nel video perché, Sono un po' diciamo, scioccanti. sono non solo scioccanti, ma siamo a Nola e Nola alla Sì, fine ci conosciamo ci più o meno conosciamo un po' tutti, tutti, quindi meglio non non si può. parlarne. Se no, poi dopo ci ritroviamo la bomba sotto casa, ovviamente. Comunque, vi lasciamo al video, speriamo che vi piaccia. E fatecelo sapere sempre nei commenti qui sotto. Lei fa la ballerina In questo in momento questo sì. momento, nella vita fa tutt'altro, però sì, sembra una ballerina di Di danza danza classica. classica. Niente, vi lasciamo al video, a tra poco. Ciao! Ciao ciao. Allora, Elvira, qual è il tuo difetto perfetto? Il mio difetto perfetto in realtà non è perfetto, è un naso, è il mio naso e non posso fare neanche niente per, tra virgolette, nasconderlo, Che quindi ne sai? perché non posso far niente con il trucco, diciamo, l'unica cosa è magari mettere gli occhiali e cercare di nascondere la gibbosità che non è evidente perché nel momento in cui parlo frontalmente la nascondo, poi appena comincio a muovermi un pochino di profilo, eccetera, ecco che cominciano i problemi, diciamo. Allora, la prima cosa che bisogna dire è che il naso, come anche ad esempio un brufoletto gonfio, sono dei volumi. Quindi il make-up va fino a un certo punto sul volume, sulla colorazione abbiamo dei miracoli veri e propri con il trucco, mentre sui volumi è un po' più difficile, però ci sono dei trucchetti di luce e ombre che soprattutto a livello fotografico mascherano tantissimo. L'importante è sfumare benissimo. La tecnica che adesso farò vedere, come diciamo mimetizzare la gobbetta, se così si può chiamare, anche perché non è una cosa esagerata. E poi diciamo dobbiamo esaltare magari qualcos'altro del tuo viso, qualche punto di forza del tuo viso, che sicuramente sono gli occhi, di modo che il naso, diciamo, passa in secondo Passa in piano. secondo piano. Ok? Esattamente come ho detto tante volte, anche chi porta gli occhiali, se si vogliono mimetizzare proprio gli occhiali, bisogna truccare le labbra, di modo che si va a calibrare l'attenzione dell'interlocutore. Ho già idratato il viso con questa crema dell'estetista cinica, che è la Veralab, la crema antinquinamento, che è una mousse molto leggera. La crema che ho utilizzato mi piace tantissimo perché oltre ad essere leggera e perfetta per la base trucco, trovo sia anche un po' illuminante, quindi anti-smog, anti-radicali liberi e così via. Per il contorno occhi, che Elvira non utilizza, che da domani utilizzerà, Senz'altro. sono andata a utilizzare questa novità che sto testando, della Oliveda. È una crema contorno occhi antirughe, ma è anche antiocchiaie. Applico un filo di questo primer di Dior, che ha un'azione sempre, diciamo, che va a restringere i pori dilatati e mi leviga tantissimo la base, perché successivamente andremo ad utilizzare un fondotinta in stick, però applicato con il pennello. Quindi abbiamo un effetto molto sheer, molto leggero, anche perché Elvira ha una pelle sottile. Ok, quindi se andassimo ad utilizzare qualsiasi fondotinta, non so se tu abitualmente utilizzi il fondotinta Sì, e lo senti pesante sul viso. molto. Ok, questo è il motivo per cui molto spesso una pelle sottile rinuncia al fondotinta, perché lo sente come se la pelle si spessisce. Ecco. Quindi mettendo questo primer, qualsiasi fondotinta andremo ad applicare successivamente scivolerà meglio. Come fondotinta andiamo ad applicare questo qui di Misauda, il Cover Stick Foundation, e la colorazione 602 Latte, che è proprio il suo colore perfetto, e lo vado a prelevare proprio in questo modo, quindi senza ovviamente metterlo sul viso che sarebbe anche antigienico, però in linea generale, per avere un effetto molto naturale, basta applicarlo in questo modo. Per le occhiaie di Elvira vado ad utilizzare questo correttore Bioniche della linea Cover. Vedete che è molto corallo, il colore è bello strong, quindi va assolutamente mischiato ad un altro correttore un po' più luminoso, e questo va applicato esclusivamente sull'ombra, quindi va a togliere quel blu viola dell'occhiaia,
lo va a correggere e poi dobbiamo necessariamente applicare un correttore illuminante. E ora vado con illuminizer di sempre di Bionique, che è molto molto chiaro, è un illuminante correttore che si può applicare sopra il contorno occhi ma anche sulle varie zone del viso. Fisso il contorno occhi subito con questa cipria di Mesauda, che è trasparente ma è leggermente colorata, infatti è la numero 302. Allora passiamo al tuo difetto perfetto. Per correggere il tuo nasino dobbiamo utilizzare sicuramente un marrone freddo, quindi un correttore correttivo, che è sicuramente solo il marrone freddo, mai utilizzare per queste correzioni un marrone caldo. Ed io utilizzo il colore che utilizzo di più solitamente, è il D11 Camouflage di Kryolan. Lo prelevo con un pennellino molto molto piccolino, perché è più da precisione, è piatto, meglio se sintetico, e vado prima di tutto un po' a restringere ai lati. Devi sapere che la perfezione, che tutti noi truccatori, ma chiunque ha a che fare anche con i quadri, è dettata dal quadro di Leonardo. Non vi troviamo. Secondo cui ci deve stare l'ovale perfetto, il naso perfetto, ci sono tante piccole regole che sono, diciamo, dettate dalla perfezione di quel quadro, e che vuole appunto avere un naso con un rettangolo immaginario in questa parte, si chiude in punta, fumo benissimo, cioè quest'ombra la dobbiamo sapere solo noi più le altre persone che stanno vedendo il video, perché non si deve vedere. Adesso sia su YouTube, su Instagram si portano tantissimo queste basi molto fittizie, molto pesanti, con questi contouring belli evidenti che si vedono da qui, però nella vita reale, cioè, non si può uscire con un naso. E adesso vado sulla gobbettina che tiene Elvira sopra, quindi vado a scurire leggermente, cioè deve essere il pennello proprio sporco in maniera leggera, e con un correttore più chiaro, illuminante, vado in questa zona qui, subito prima della gobbetta. Dici tu non lo farò mai. È un po' complicato, però in realtà se ci prendi la mano, sappi che comunque è una cosa che funziona tantissimo in foto, Okay. Invece di utilizzare Photoshop. Fisso tutta la base con la cipria di prima e faccio attenzione al naso, quindi vado a tamponare, perché altrimenti se vado a passare il pennello così mi trascino il prodotto. Vado con questo blush che è un cream to powder, quindi va bene anche su una base ben fissata, e lo vado ad applicare, è Monday, questo Monday Rose di Neve Cosmetics, lo vado ad applicare con dei piccoli tocchettini dal centro del viso sempre verso le tempie. Come illuminante vado a fare un mix di questi due illuminanti sempre di Mesauda, che sono i glow stick gold e rose. Vado ad utilizzare un mix di questi due ombretti per creare l'ombreggiatura nella piega vertebrale. In questa parte più esterna vado con un viola e lo applico in questa parte esterna per dare un tocco di questo viola. Allora, siccome non sono proprio soddisfatta di questo violaceo, prendo un pizzico di questo qui dalla mia palette Visart da 120 colori, no, ma 120, ma aggiornato 120, non so quanti colori. Comunque, questa palette qui di cui vi ho già parlato mille volte, prendo questo viola che è un po' più acceso, quindi lo vado a sovrapporre. Adesso utilizzo questo pigmento che si chiama Pink Bronze di MAC, che è un color melone con i riflessi rosati, e lo applico da bagnato, quindi ho messo un po' di tonico, questo qui di Mario Badescu, nel tappino, faccio una pappetta in questa mano e lo applico in questa prima parte dell'occhio. Prendo questo viola molto scuro e lo vado ad applicare solo in questa parte esterna con un pennello piccolino a penna, e poi me lo sfumo con quest'altro a sfumatura. Questo pennello, il mio pennello preferito, è uscito da una palette di Sigma mille anni fa ed è ancora perfetto, intatto, e io non trucco una sposa o un ardiente se non vado con questo pennello. Lo stesso pigmento lo applico con le dita, questa è una cosa che faccio spessissimo, infatti l'avete notato negli ultimi video, perché la base aggrappa tantissimo il pigmento stesso in polvere.
metto un filo leggero di eyeliner di Stila. Questo qui è un grigio molto scuro. Voglio solo bordare la rima cigliare superiore. Adesso con lo stesso violaceo, in realtà faccio mix con questo di prima, vado a bordare leggermente la rima inferiore. Piego le ciglia con il mio magico piegaciglia di Shuemura. Avevo dimenticato che volevo mettere un po' di matita burro all'interno, perché quando utilizziamo i colori viola molto spesso può succedere che la congiuntiva sembra rossata, quindi a mio avviso bisognerebbe utilizzare una matita o nera o burro. Se fate caso, il viso ha questa parte esterna che tende ma proprio leggermente. Per correggere questa cosa dobbiamo andare con una matita nera o un eyeliner solo nell'angolino esterno, perché in questo modo tiriamo su la parte, diciamo, che pende verso il basso. E con la matita burro mi vado a sfumare il distacco delle due matite, eyeliner e matita. Allora, ridefinisco le sopracciglia, riempio tutti i buchetti che c'ha Elvira con una matita per le sopracciglia, per le bionde, che è Taupe di NYX. Mi trovo molto bene con questa tipologia di matita perché è molto sottile e riesco a fare proprio i peletti. Fisso anche un po' i peletti delle sopracciglia verso l'alto. Come rossetto ho deciso di utilizzare questo qui di Maybelline, che è questo malva molto intenso. Io lo utilizzo tantissimo, è un colore molto versatile.